Dal cambiamento climatico all'ecologia integrale, biodiversità, enoturismo e inclusione, la trasversale bellezza di un territorio sostenibile. Questo è il tema del convegno organizzato a Chieri nell'ambito della recente rassegna di Fraser & Fraser. Ecco come il clima cambia la produzione di vino in Piemonte. Vi proponiamo le nostre interviste con Oscar Farinetti, fondatore di Italy, e Lorenzo Colombo, astrofisico e comunicatore della scienza al Planetario e Museo dell'Astronomia di Pino Torinese. Come incide il cambiamento climatico sulla produzione di vino in Piemonte? Il cambiamento climatico incide come in tutto il Piemonte? Abbiamo alcuni gradi in più, piove di meno, quando piove viene giù il mondo, insomma è un casino. Per il momento riusciamo a fare dei vini molto buoni, sfruttando anche questo fatto. Succede che a volte i lati esposti a sud si fa del vino che una volta si faceva solo lì, meno buono di altri esposti più a est e ovest. Tuttavia è un fenomeno preoccupante che dobbiamo fermare con delle grandi attività mondiali, non solo dalle nostre parti. Certo è che il futuro del vino è metterlo sempre più in alto sulle colline. Abbiamo bisogno dei consumatori, che cosa possiamo comunicare a loro? Se non comunichiamo i consumatori è come se non esistessimo. Dobbiamo comunicare, dobbiamo raccontare la meraviglia dei nostri vitigni, la grande biodiversità, i territori, raccontare i territori e soprattutto dobbiamo fare i vini biologici. I consumatori nei prossimi anni chiederanno sempre più vini bio, chi non li farà andrà fuori mercato. Il clima del pianeta Terra è ovviamente regolato principalmente dal Sole, che è la stella che ci fornisce energia. Il problema è che noi con le nostre attività umane, antropiche, stiamo intervenendo su come il pianeta conserva il calore ricevuto dal Sole. Le forzanti antropiche, come vengono chiamate, cioè le azioni umane, stanno portando all'aumento della temperatura media del nostro pianeta e questo è principalmente dovuto all'aumento della concentrazione di gas serra cosiddetti, cioè dei gas che trattengono il calore in arrivo dal sole. È vero, il clima è cambiato naturalmente nel passato, è vero, le principali forzanti climatiche sono quelle naturali, quelle astronomiche, però le forzanti astronomiche lavorano con migliaia di anni di tempo. Il cambiamento che noi osserviamo è avvenuto nel corso degli ultimi 150 anni, in concomitanza con la grande rivoluzione industriale e tecnologica portata dalla nostra tecnologia. Quindi il motivo per cui noi stiamo osservando un cambiamento così rapido e così immediato è proprio dovuto alle nostre attività antropiche, umane, che hanno cambiato in effetti la composizione chimica dell'atmosfera del nostro pianeta. Tu sei un divulgatore, come è cambiata l'attenzione delle persone rispetto a questi problemi? Ma sicuramente negli ultimi anni c'è stata una forte sensibilizzazione perché il cambiamento climatico è passato da qualcosa di un po' nell'aria, un po' difficile da percepire, da comprendere, a qualcosa di molto concreto che sta influenzando profondamente la nostra vita, la nostra esistenza. Basti pensare alla frequenza degli eventi estremi come forti temporali, lunghi periodi di siccità o anche ondate di freddo, che sembra paradossale quando si parla di riscaldamento globale, di parlare di ondate di freddo come eventi estremi, però un'atmosfera più calda, quindi un aumento dell'energia media nel pianeta, aumenta la violenza e la frequenza degli eventi estremi, quindi come temporali, uragani, siccità. Abbiamo visto nell'ottobre 2017 un terribile periodo di incendi per il Piemonte. Quindi questo cambiamento sta entrando nelle nostre vite, sta andando a influenzare il prezzo dei beni che andiamo a comprare al supermercato, il prezzo del cibo, ha causato grandi crisi anche umanitarie in tutto il pianeta, l'innalzamento del livello dei mari è molto lento e molto graduale, ma si vede soprattutto in città costiere che vivono al limite della linea di marea. Quindi questi effetti si stanno cominciando a vedere molto, sta cominciando a aumentare anche molto la consapevolezza e sta cominciando a aumentare anche l'azione politica in merito, perché qualunque azione da intraprendere contro, comunque per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, deve partire dal singolo, ma anche e soprattutto essere supportata dalle azioni della comunità, e la comunità esprime il proprio comportamento, le proprie azioni, le proprie politiche, grazie appunto a chi ci governa e chi indirizza queste decisioni.
A Chieri si è svolta la prima mostra mercato florovivaistica. Tra le realtà agricole presenti, l'azienda Tutto Zucche di Andezeno, condotta da Alessandro Menzio e dal figlio Luigi. Nella centralissima via Vittorio Emanuele II, l'azienda agricola ha esposto una collezione con centinaia di varietà antiche di piantine orticole, fra cui una collezione di pomodori antichi. Nell'intervista che proponiamo, Luigi Menzio spiega che da oltre 30 anni l'azienda Tutto Zucche lavora per preservare la biodiversità, coltivando le antiche varietà. Abbiamo portato qui a Chieri una collezione di centinaia di varietà di piantine orticole antiche, tra le quali abbiamo voluto portare con noi una vasta collezione di pomodori antichi.